Nuovo appuntamento settimanale con Tra le righe, incontro con l'autore. Quella di oggi non sarà una puntata in cui incontreremo semplicemente un autore che ha scritto un libro, ma andremo a conoscere la storia di un ragazzo oggi venerabile e che ha qualcosa davvero di straordinario. Prendo a prestito le parole nella prefazione di Monsignor Paolo Martinelli. Nella sua vicenda c'è qualcosa che ha l'inconfondibile sapore della grazia. Sto parlando di Carlo Acutis. Il libro si intitola 15 anni di amicizia con Dio, edito da LDC Smart e siamo collegati via Skype e per questo lo ringraziamo con Don Umberto De Vanna, che è sacerdote salesiano, giornalista, autore di diversi libri. Salve Don Umberto e grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie, grazie a voi. Lei si occupa da sempre di pastorale giovanile, di catechesi ed è autore di numerosi libri dedicati ai giovani. Cos'ha di speciale l'esistenza di Carlo Acutis? Sì, io avevo appena pubblicato Gesù di Nazareth, così ti seguirò ovunque tu vada. Ho visto moltissimi giovani che sono avviati alla santità, si è parlato di santi della porta accanto, figure veramente belle, ma tra queste mi sembra che quella che brilla di più è quella di Carlo Acutis. Allora io ho detto all'editore: perché non pubblichi un libro su Carlo Acutis? Di tanti che ce ne sono, bisognerebbe farne uno che andasse bene anche per i ragazzi della catechesi, per la grande diffusione. E lui mi ha detto: perché non lo scrivi tu? E io mi sono buttato. E ho guardato un po' tutto ciò che c'era su di lui, mi sono documentato attraverso anche i video YouTube, attraverso Google. Ci sono movimenti, gruppi giovanili che si ispirano a lui. È davvero ormai una figura di primo piano. Adesso è stato approvato un miracolo, un bambino brasiliano in fin di vita, per intercessione di Carlo Acutis, si è guarito miracolosamente. E il gruppo dei medici della Congregazione dei Santi ha dato la sua approvazione all'idea che non era possibile, se non fosse un miracolo, guarire. Adesso tocca ai teologi, quindi presto potrebbe essere proclamato beato. La cosa che mi ha stupito un po' di più, o interessato di questo santo, è che è un santo modernissimo. Sì. È il santo che non ti aspetti perché è innamorato ed esperto di informatica, tanto che Christus Vivit di Papa Francesco, del Sinodo, lo presenta come modello di ragazzo che si dedica al computer, a internet e probabilmente sarà proclamato patrono di internet. E lui internet l'ha usato per mille motivi, per aiutare i compagni, per fare il sito della parrocchia, fare soprattutto la mostra dei miracoli eucaristici, almeno 30-35 miracoli eucaristici che lui ha cercato di approfondire, di conoscere e poi di documentare anche attraverso il sito. E poi lui era un ragazzo sportivo che praticava il calcio, lo sci, il nuoto, andava in bicicletta, cioè un ragazzo pieno di amici, pieno di interessi. E quindi proprio diciamo un ragazzo del nostro tempo e nello stesso tempo un ragazzo di una spiritualità profondissima, veramente innata in lui. Ed è la cosa che mi ha sorpreso più di tutto, è il fatto che lui non ha avuto maestri in questa spiritualità. È una sua spiritualità, che è quella tradizionale della Chiesa, quella normale, fatta di rosario, fatta di visita al Santissimo Sacramento, di messa quotidiana, ma nello stesso tempo l'ha fatta sua senza avere maestri. Dunque lui ha frequentato la scuola dei Gesuiti, è nato a Londra, vissuto a Milano, ha frequentato le suore Marcelline e poi i Gesuiti, ma non si può dire che ha avuto un maestro di spirito. Si confessava regolarmente, diceva la confessione è la mia mongolfiera per elevarmi in alto, ho bisogno ogni tanto di togliere dei pesi per volare più in alto. E poi era di messa quotidiana e
che era la sua autostrada per salire al cielo, quella. Ecco, E la dove ho messa letto? è una cosa stupefacente per il fatto che lui è andato a messa tutti i giorni della prima comunione alla fine, mentre la sua famiglia non frequentava la messa. Cioè, la madre confessa tranquillamente che lei è andata a messa la prima comunione da bambina, poi c'è andata quando si è sposata, poi dice: non sono più andata a messa. E lei è stata trascinata poi dal figlio, con tutta la famiglia, Ecco. perché frequentavano i santuari, sono stati un po' ovunque, e lui voleva sempre andare a messa, e quindi portava la famiglia, portava i parenti, gli amici, cercava di convincere anche un po' gli altri a frequentare la Meraviglioso messa. questo. Don Umberto, lei ha detto giustamente che Carlo non ha avuto maestri di spiritualità, però sicuramente ha avuto come grande modello, beh, potremmo dire, San Francesco d'Assisi. Lui era molto attaccato alla città del povertà di Assisi. Dice bene, perché lui era davvero innamorato di San Francesco d'Assisi e vissuto tutte le vacanze le passava ad Assisi, e ad Assisi si trovava nel suo clima, veramente. L'adorazione fatta nelle chiese di Assisi credo che l'abbiano riempito di spiritualità. Poi ha voluto essere sepolto proprio nella chiesa ad Assisi, e adesso si trova nella chiesa della Spogliazione, nella Basilica della Spogliazione, con come si chiama? Una traslazione che è stata incredibile. Se voi andate a vedere la traslazione di Carlo Acutis in YouTube, vi accorgete che erano presenti tutte le confraternite della regione, della diocesi. È durata mezz'ora questa traslazione. E lui è lì nella tomba, che è fatta un po' come un'autostrada, la mia autostrada per il cielo. Se permette, le leggo alcune frasi tipiche della sua spiritualità. E dicono Certo. così: tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie. Come Bellissimo. può un ragazzo di 15 anni, magari di 14 anni, pensare a una cosa del genere? Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie. Oggi, al giorno d'oggi, siamo un po' tutti fotocopie. La vita è veramente bella solo se riesci a mettere Dio al primo posto. L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Santo potresti diventare anche tu, bisogna volerlo con tutto il cuore, e se non lo desideri ancora, devi chiederlo con insistenza al Signore. E poi, ultima, Dio ha scritto per ciascuno di noi una storia unica e irripetibile, ma ci ha lasciato la libertà di scriverne la fine. E lui ha preso in mano la sua vita, da ragazzo maturo. Dicevamo che lui è stato devoto di San Francesco, ma anche di Padre Pio. Padre Pio, lui, la devozione l'ha ricevuta dalla mamma, che la mamma non era una grande devota, però aveva ricevuto una benedizione speciale di Padre Pio attraverso una cara zia. E lei questa devozione a Padre Pio la trasmessa anche a Carlo, il quale, dice la mamma, si rivolgeva a Padre Pio con molta confidenza. Un altro santo francescano che lui ha amato molto è Sant'Antonio. Più volte è stato, e ci sono anche le foto di lui nel santuario di Sant'Antonio di Padova, hanno trovato un biglietto tra quelli dei pellegrini, scritti dai pellegrini, che dice così, e lo attribuiscono a lui, che comunque è molto veritiero. Mi piacerebbe diventare un grande santo come te, Sant'Antonio. Compiere miracoli, aiutare i poveri, guarire gli ammalati, predicare il Vangelo a tanta gente, convertire i peccatori, trasformare gli assassini in uomini di buona volontà. Firmato Carlo A. Non è sicuro che sia lui, ma potrebbe essere lui. In ogni caso, questo è certamente il suo spirito. Don Umberto, un'altra domanda, anche appunto è una cosa che abbiamo detto all'inizio, riassumere in pochi minuti lo spazio di questa rubrica, la vita di Carlo, la vita e la spiritualità di Carlo Acutis è un'impresa. Però lei ha parlato di maturità, un ragazzo molto maturo e una maturità e una saggezza che lui ha dimostrato anche nel periodo più difficile, quello della malattia. Certo, lui ha
saputo della malattia in modo lucido e c'è una fotografia delle riprese in cui lui sorridendo, bellissimo, sorridendo dice: sono destinato a morire. E lui ha sopportato questa malattia che è durata poi un mesetto, tra sofferenze notevoli, e vi faccio leggere una testimonianza di un'infermiera che ha conosciuto lui proprio nel momento della malattia. Dice: quei 2 giorni non sono bastati per conoscere Carlo, eppure lui è sempre presente nella mia mente. Mi ha colpito questo ragazzo così grande che faticava a stare nel letto, così grande nell'umiltà della sua estrema sofferenza. I suoi occhi erano bellissimi, seppur segnati dalla malattia, perché nonostante tutto sorridevano, quasi a tranquillizzare chi gli stava di fronte. È notevole il modo con cui ha sopportato e offerto la sua malattia, l'ha accettata serenamente. E io vi invito, quelli che avranno l'occasione di guardare le fotografie di Carlo Acutis, guardategli gli occhi. Sono occhi che non vedi in altre persone. Non c'è la più piccola inquietudine, c'è una serenità che è di paradiso. È proprio un ragazzo completamente, come dire, serenamente riposato in Dio, pieno di fede. Noi consigliamo ai nostri amici telespettatori di leggere questo libro dedicato appunto a Carlo Acutis e ai suoi 15 anni di amicizia con Dio. Sì, Babbo Troverete Natale appunto è tante la lettura ideale. testimonianze. Tante testimonianze, anche frasi proprio pronunciate e scritte da Carlo. Il libro è edito dalla LDC Smart a firma di Don Umberto De Vanna, che ringrazio di cuore per la sua disponibilità e per essere stato con noi, soprattutto averci parlato di Carlo Acutis. Grazie, alla prossima Ringrazio a occasione. lei. Ringrazio a lei.